vediamo se sentiamo la voce di Matteo. Intanto aspettiamo che ci invii. Sì, Matteo, ti sentiamo. Se ci invii il video siamo ancora più contenti. Ma c'è una sorpresa, è vero? Allora aspetta, mettiamo già lo schermo, così la sorpresa si vede subito. Sono proprio curioso perché devo dire a tutti che neanch'io so quale sia la sorpresa. Allora, chi è costui? È una scimmia, è bellissima! Eccola qua, c'è la scimmia che è in me che finalmente è uscita fuori. Oh, ma come, ma da dove? Non ti voglio chiedere da dove è uscita fuori. Se sarebbe pericoloso. Però è bellissima, è assolutamente. D'ora in avanti la vogliamo sempre... La vogliamo sempre davanti alla tua webcam per il collegamento. È fantastica quella scimmia. Eccola qua la scimmia che c'è in me, che poi è quello che chiede la di calcio. Mannaggia a te, mannaggia a te, sei incredibile. No, veramente Matteo è una persona incredibile. E gli sono piaciuti talmente tanto gli spot che abbiamo preparato per il lancio di TV Radicale che appunto si è fatto ritrovare, ha fatto far vedere quella che è la scimmia che è in lui. Ma parla anche, eh? Ok, no, non parla, poverina. È la voce delle scimmie, sei tu qua, quindi. Ah, io sono la voce delle scimmie. È bellissimo. Quindi non mi permetterei mai di levarti il posto. No, ok, grazie. Mi assomiglio più a un gorilla che a una scimpanzé. Comunque va bene lo stesso. Allora, la puntata di questa volta, il collegamento con Matteo. Però prima di iniziare a parlare, adesso sono le 14:10, quindi avrai la tua mezz'ora, quindi anche se abbiamo dilatato i tempi di 10 minuti, siamo fuori scaletta di soli 10 minuti, quindi li recupereremo più in là. Però voglio fare anche a te, che sei giovanissimo, la domanda che ho fatto prima di passare alla tua rubrica, che ricordiamo è Biblioteca Liberale, Liberista e Libertaria, articoli, libri, giornalisti e scrittori che hanno fatto la storia radicale, letture e discussione appunto con Matteo Mainardi e la chat. Ti voglio fare la domanda che ho già fatto a tutti gli altri, cioè quando è che ti sei avvicinato ai radicali, qual è stata la battaglia che ti ha subito interessato e appena hai sentito per la prima volta parlare di Marco Pannella, cos'è che hai pensato? Allora, mi sono avvicinato ai radicali ormai 2-3 anni fa, però li ho seguiti da lontano fino diciamo a poco prima delle elezioni regionali. Come mi sono avvicinato? Io facevo parte di un'associazione nella mia città che adesso si è sciolta e tra le altre cose volevamo proporre l'anagrafe pubblica degli eletti per il Consiglio Comunale. E quindi cosa ho fatto? Ho contattato Antonella Casu che allora seguiva proprio l'anagrafe pubblica degli eletti. Era segretaria di Radicali sì. Italiani Antonella Casu in quel periodo, giusto? Sì. E lei mi ha subito detto che potevo autonomamente portare questa proposta in consiglio comunale, addirittura senza neanche citare magari i radicali. A me questa è sembrata una cosa fantastica, che un partito ti cede una sua battaglia senza neanche rivendicarne la proprietà, è stata una cosa fantastica. Poi c'è da dire che la mia ex ragazza era una convinta bonignana e da lì è nato questo percorso che mi ha portato fino alle elezioni regionali. Ma la tua ex ragazza è ancora radicale, spero, non è che le hai fatto cambiare lei idea? No, è ancora radicale, adesso è una mia grande amica. Oh, perfetto, questa è la cosa più sì, importante. Sì, io non potevo vederla la Bonino, a dire la verità, ma poi per cose stupide, no, per le cose solite cose che si dicono contro i radicali, ed ero caduto anch'io in questa trappola. Fino a quando non hai annusato la tua ragazza e hai detto, oh cazzo, i radicali, no, cioè, quando poi seria. No, fino a quando poi mi sono interessato veramente, ho iniziato a seguirvi sia tramite i giornali, le rassegne stampe, notizie radicali e tutto il resto e mi sono così avvicinato. Comunque sì, mi sono avvicinato tramite una battaglia che possiamo dire fredda, che è quella dell'anagrafe pubblica degli eletti. Quindi una battaglia importantissima, tra l'altro nata grazie a Daniele Capezzone, vogliamo ricordarlo, come lo ricorda spesso Marco Pannella. Va bene Matteo, io ti lascio in compagnia della tua fantastica scimmietta. Io sono curioso di seguire insieme a te quelli che sono gli articoli e gli scritti che ci leggerai e che commenterai insieme alla chat. Intanto ti lascio la linea a tutto schermo e poi partiamo con le domande della chat. Io intanto sto attendendo Salvatore Antonacci che comincerà con qualche minuto di ritardo la sua rassegna stampa proprio per permettere a Matteo di recuperare il tempo perso. Vai Matteo, la linea è tua.
Ok, allora intanto presento un po' questa rubrica. Il nome è praticamente uno scioglilingua, Libreria Liberale Liberista Libertaria, che non ho voluto chiamare Libreria Radicale perché i contenuti che andrò poi a proporre non saranno soltanto radicali, proprio cioè nel senso scritti da radicali o indirizzati a radicali, ma saranno appunto riguardanti le tematiche più genericamente del mondo radicale. Questa rubrica, vorrei dirlo subito, ha anche un gruppo che ho creato qualche giorno fa sul sito anobi.com, che si chiama appunto Libreria Liberale Liberista e Libertaria, dove inserirò, è un sito dove ci sono tutti i libri, dove si possono mettere recensioni, eccetera. E qui in questo gruppo inserirò tutti i libri che poi andrò a leggere se vorremo continuare questa rubrica anche nelle prossime settimane. E come vorrei strutturare la rubrica? Poi dopo sono naturalmente aperto anche ad altre proposte. Io proporrò di settimana in settimana un articolo o anche una lettura tratta da un libro per approfondire una tematica di qualsiasi genere, come dicevo prima, non per forza radicale. Naturalmente leggendo non potrò seguire la chat, quindi aspetto critiche, insulti, domande, tutto quello che volete alla fine della lettura. Cosa vi propongo oggi? La scelta è stata difficile per questa prima giornata perché effettivamente dura pensare al tema con cui partire. E quindi, a dispetto di quello che dicevo prima, questa volta inizierò proprio con un po' di storia radicale. In questo caso con la storia di due fondatori, diciamo, del partito radicale che sono stati quasi dimenticati, che sono i gemelli Rendi, Aloisio e Giuliano. E lo farò tramite. Allora, leviamo la scimmia perché. Ok. Se no non riesco a tenere il libro. Allora, tramite il libro Battaglie per la vita, non so se lo riuscite a vedere, che è un libro a cura di Walter Veceglio che raccoglie comunque tutti gli scritti di Aloisio e Giuliano Rendi, appunto. È un libro edito da Stampa Alternativa, nella collana La Luna e Sei Soldi. Non credo lo troviate in libreria, ma almeno io l'ho richiesto direttamente a Walter Veceglio dal sito dei radicali www.radicaliitaliani-radicali.it. E lì lo potete chiedere direttamente a Walter Veceglio. È stato stampato solo in 500 copie, quindi non so quante gliene rimarranno. E così, il pezzo che vi vorrei leggere oggi è la prefazione proprio di Walter Veceglio che si intitola Per non dimenticare. È un pezzo un po' tagliato perché è veramente lungo e aggiungerei io Per non dimenticare le nostre origini, che è un po' la caratteristica radicale, quella di dimenticare dei pezzi importanti della propria storia. Allora, inizio a leggere. Per non dimenticare. Il primo ricordo di Aloisio Rendi è legato a una rivistina antimilitarista fatta da e per obiettori di coscienza. Si chiamava Se la patria chiama. Aloisio ne era il direttore responsabile. Poi seppi che in realtà era solo il responsabile agli occhi della legge e che in realtà non dirigeva un bel nulla, né quella né altre riviste che per uscire avevano bisogno di un iscritto a quella casta che è l'ordine dei giornalisti. I radicali quell'ordine lo contestavano, proponevano un referendum popolare abrogativo per eliminarlo e nel frattempo prestavano le loro firme a qualunque foglio, bollettino e giornaletto che non disponesse di un responsabile e ne permettevano così la pubblicazione. Marco Pannella, Angelo Bandinelli, Marcello Baraghini e Aloisio Rendi furono direttori e responsabili di una quantità di pubblicazioni. E spesso ebbero guai con la legge, perché quando c'era una querela, una denuncia, erano loro che ci andavano di mezzo. Radicali della prima generazione, militanti di quella che allora si chiamava sinistra radicale, stiamo parlando dei primi anni 60. I due fratelli Rendi,
hanno fatto parte di quel nucleo storico che ha saputo stringere i denti e tenere duro. Tra il marzo e l'ottobre del 62, quasi tutti coloro che avevano contribuito nel 55 alla costruzione del Partito Radicale si ritirarono, perché stanchi, perché sconfitti. Chi nel Partito Repubblicano, chi nel Partito Socialista, chi semplicemente tornandosene a casa. La pattuglia di Sinistra Radicale, poche decine di persone in tutta Italia, decise a dispetto di tutti e tutto di tenere alta la bandiera del Partito Radicale. Il simbolo allora era un viso di donna di profilo, con il berretto frigio calato sulla testa. Si pagavano la sede di tasca propria, decurtandosi stipendi e sacrificando eredità, passando le notti e i giorni di riposo a lavorare al partito. Una bella storia, che nessuno ha raccontato e che prima o poi bisognerà decidersi a scrivere. La qualità di quel gruppo di persone e dei due fratelli Rendi è nelle parole di Marco Pannella, intervenuto il 17 gennaio dell'83 alla solenne commemorazione di Aloisio presso l'Aula Magna della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Bari, università nella quale Aloisio aveva insegnato per oltre 10 anni. Dice Marco Pannella: dal 49 per 30 anni la mia vita personale è la mia storia politica del nutrimento rarissimo, sempre offerto con generosità senza limiti, di intelligenze, di moralità, di idee di Aloisio e di Giuliano. Le più profonde solitudini e sconfitte di un'esistenza, la mia, mai furono così, ad un'eccezione che rafforzò la regola, isolamento o condanna, grazie alla loro cristallina, durissima amicizia con quella di pochissimi altri. Da loro quel che per tanti era sentimento mi raggiungeva una capacità che sapeva compiersi. Il reciproco, che tentava di esserci, si rivelò alla fine irreparabilmente sconfitto. La tragica prova che le mie parole e la mia stessa vita non erano divenute che silenzio o parte dei rumori del mondo. Da allora non ho potuto e saputo tacere. Ma il segretario del Partito Radicale non può in questa occasione non ricordare, non scrivere, non affermare che ad Aloisio e a Giuliano Rendi si deve che questo partito nacque come nacque già nel 1955 e visse e crebbe fino ad essere quello che è oggi, quando invece l'intero paese fu indotto con la violenza della menzogna e della censura per anni a constatare il suo falso, ufficiale, certificato di morte. In quell'occasione venne presentato un prezioso volume di saggi di Rendi, gli scritti sul Settecento tedesco, raccolti e pubblicati a cura dell'università. In quell'occasione intervenne anche Angelo Bandinelli, e anche il suo intervento ci aiuta a comprendere chi furono i due fratelli Rendi e quanto loro dobbiamo. Credo si possa dire che il Partito Radicale è l'unico partito della sinistra italiana, scrive Bandinelli, l'unico partito di sinistra la cui classe dirigente non abbia accettato il prezzo di un'artificiosa e violenta estraniazione storica rispetto alle proprie origini. Questo nel momento stesso in cui essa rifiutava di restare ancorata alle sicurezze offerte da un comodo schema sociologico. In termini di cultura, di linguaggio, di prospettiva, questa classe dirigente ha invece responsabilmente assunto l'impegno di un passaggio, di una transizione non agevole tra epoche e compiti non immediatamente assimilabili. Essa è venuta infatti esplorando le ragioni e le ipotesi di una sinistra moderna senza abbandonare alcunché del retaggio storico in senso lato, del mondo liberale che entrava irreparabilmente in crisi. È questo l'insegnamento più ricco che ci è stato affidato da Aloisio e Giuliano Rendi. Un insegnamento difficile, sul quale la riflessione collettiva, nostra del partito, è ancora da fare. Si tratta di un lavoro forse già necessario, e c'è da augurarsi che la commemorazione che ha avuto luogo ora dell'Università di Bari possa stimolarci ad assolvere tale lavoro. Continua Walter Veceglio. Sono un po' sciagurati i radicali, protagonisti e promotori di tante splendide iniziative, capaci di raffinati e precise analisi, e al tempo stesso così dissipati dal non serbare memoria neppure loro di quel tanto che hanno fatto e saputo fare. Così, nel pur prezioso archivio radicale,
cui tutti possono accedere attraverso il sito www.radicali.it. La prima sorpresa: alla voce Aloisio Rendi compaiono solo 3 documenti. Più nutrita la voce relativa al gemello Giuliano Rendi. In totale, gli articoli e comunque gli scritti di Giuliano archiviati nel sito Radicale sono solo 9. Chissà che fine ha fatto, per esempio, la relazione che Giuliano Rendi tenne a Firenze nel 62, al convegno nazionale sui problemi del disarmo. Si sa invece che fine fece un bel libro che Aloisio Rendi scrisse con Carlo Oliva per Feltrinelli. Si chiama Il movimento studentesco e le sue lotte. Le date qui sono importanti. Pubblicato nel 1968, è il primo lucido e documentato studio su un fenomeno che stava nascendo ed esplodendo proprio in quel momento. Il libro, pur pubblicato da una prestigiosa casa editrice, quasi subito sparì dal circuito delle librerie. E leggendone anche solo la prefazione si capisce il perché. La Feltrinelli in quegli anni aveva una fortissima caratterizzazione politica. Usciva ancora con il marchetto voluto dal fondatore Gian Giacomo Feltrinelli, quello di fabbriche stilizzate. La filosofia del libro, insomma, cozzava con quella della casa editrice, che evidentemente l'aveva pubblicato in un momento di distrazione. Ritirate le copie, non venne più ripubblicato. Ora ne circolano solo copie per amatori. Un po' come i libri di Enrico Rossi, che la Terza non pubblica più. Deve essere un destino radicale. Poliglotti, Aloisio e Giuliano Rendi conoscevano una quantità di lingue noi ostiche sconosciute. Non solo il tedesco, ma anche tutte quelle che si parlano nell'est d'Europa, che si aggiungevano naturalmente alle solite, francese, inglese. Furono preziosi quando i radicali diedero vita ad Agenzia Radicale, un ciclo stilato quotidiano di cui un giorno bisognerà pur raccontare la storia. Limitiamoci qui e ora all'essenziale. Quel pacco di fogli conteneva ogni giorno una quantità di informazioni di prima mano e spesso si anticipavano quotidiani e giornali ricchi di mezzi e di giornalisti. Il sistema era semplice e complesso insieme. Quella pattuglia di radicali d'allora aveva stretto una fittissima rete di relazioni con movimenti, gruppi, associazioni di mezzo mondo e da loro riceveva bollettini, giornali, comunicati e informazioni. Poi c'era una sistematica e intelligente lettura dei quotidiani, da quelli tedeschi a quelli svizzeri, dagli spagnoli agli inglesi. Un trafiletto qui, una notizia là, una dichiarazione resa da Tizio, una missione fatta da Caio, la capacità di leggere tra le righe e al di là della presa di posizione ufficiale. Ed ecco la ghiotta anticipazione, la notizia preziosa, l'intelligente deduzione di quello che stava accadendo. Aloisio e Giuliano giocarono, in questo lavoro di pazienti formiche, un ruolo fondamentale. Agenzia Radicale deve molto alla loro conoscenza di lingue poco note. Ma non si limitavano a una semplice traduzione. Erano capaci di leggere una notizia, di cogliere la sfumatura, valorizzare quel particolare che agli altri era sfuggito. Come si fa a ricostruire, come pure bisognerebbe, quello straordinario, anonimo lavoro che quel gruppo di persone faceva tra l'apparente indifferenza dei più e il dileggio di qualcuno. Questo piccolo libro è in fondo ben poca cosa, è il tentativo di salvare degli scritti destinati a piccole riviste di cui si è recuperato qualche esemplare fortunosamente e di impedire che se ne smarrisca completamente memoria e conoscenza. Certo, si tratta di scritti che risentono del momento in cui vennero pensati e pubblicati, ma anche qui, chi sa leggere avrà modo di constatare che reggono bene l'usura del tempo e che, insomma, qualcosa ci possono insegnare ancora. Soprattutto impressione il rigore di quegli articoli, di quegli interventi, pubblicati per lo più su giornaletti di poche centinaia di copie di tiratura, poco più che bollettini, si indovina che venivano concepiti, pensati e scritti come se dovessero essere invece ospitati su prestigiose riviste a larghissima tiratura. Anche questo è un piccolo segno rivelatore. Aiuta a capire di che pasta fossero i due fratelli Rendi. Un rigore, una solidità di cui si ha rimpianto e nostalgia. Allora, vi ricordo questo che vi ho letto è la prefazione del libro Battaglie per la vita, che raccoglie gli scritti appunto di Aloisio e Giuliano Rendi.
ed è stato scritto da Walter Vecellio nel dicembre del 2001. Io non so se già in chat sono arrivati qualche insulto o qualcos'altro. Comunque sia, gli argomenti di cui parlare io qui ne avrei trovati almeno due. Uno è il principale, è quello diciamo dell'ordine dei giornalisti, di cui si parla nella prima metà della prefazione. Invece l'altro è appunto la storia radicale nel senso più ampio, ossia perché i radicali dimenticano così facilmente la propria storia. Io non so in chat se avete proposte su quale dei due temi parlare in questo momento. Io non vedo niente e quindi parlerei, non so, ci sei Roberto in linea ancora? No, ok. E quindi a questo punto, visto che non vedo neanche consigli su quello di cui parlare, andrei a parlare proprio di quest'ordine dei giornalisti di cui si parla nella prima parte del libro. Ordine dei giornalisti su cui i radicali effettivamente hanno portato avanti grandi battaglie, fino almeno al 96. Una battaglia però ormai abbastanza dimenticata. Perché parlare dell'ordine dei giornalisti ancora? Beh, perché ormai abbiamo capito, diciamo, che è un'entità superata, che risponde solo a logiche corporative. Come noto, l'ordine dei giornalisti assorbe a questioni di carattere normativo e salariale, perché, che riguardano la categoria, perché queste sono competenza di un altro organismo, che sono il sindacato dei giornalisti, e quindi diciamo che le sue sì, dice chiosa come tutti gli ordini professionali del resto. Certo, allora tecnica, a te si sente il rumore di sottofondo, solo che io non so come eliminarlo in questo momento, il mio audio è spento qua, quindi non dovrei essere io, forse Roberto ha il microfono aperto, ha lasciato il microfono aperto. Comunque stavo dicendo, come noto, quest'ordine dei giornalisti ha due funzioni, che sono quelle di certificare la titolarità per l'esercizio della professione, mentre l'altra è quella di garantire la libertà di espressione a mezzo stampa o altri mezzi di comunicazione, naturalmente nel rispetto di precise norme di carattere deontologico. Per quanto mi risulta, in entrambi i casi l'ordine dei giornalisti è totalmente latitante. Abbiamo nelle redazioni di tutti i giornali della penisola schiere di giovani che sono del tutto abusivi, perché come sapete si può scrivere su un giornale e dopo 2 anni si diventa, tramite richiesta, pubblicisti. Ci sono giornalisti che conosco che riescono a prendere, per magari stare 8 ore in consiglio comunale e fare 2 articoli, 2 euro, 2 euro. E quindi, cioè, pensiamo a quest'ordine dei giornalisti, a cosa serve? A creare degli schiavi di questo genere? E poi, naturalmente, sì, magari sono pubblicisti, però alla fine che mansioni svolgono? Se andiamo a vedere, il fatto è che le mansioni che svolgono alla fine sono quelle di redattori o di cronisti, senza avere nessuna garanzia per il proprio futuro. Quindi sono utili soltanto per gli editori, perché questi aspiranti alla professione poi sono sottopagati e non ci possiamo nascondere dietro alla crisi dell'editoria, diciamo. Poi
non vengono, ricordiamo che non vengono versati contributi previdenziali validi per la pensione, il trattamento di fine rapporto per loro e neanche quelli per l'assicurazione sanitaria. Io seguo a tratti la chat, mi sembra che non ci siano domande. Il microfono di Roberto si sente ancora? Ok, quindi credo che non si sentano più. Quindi abbiamo detto non vale neanche la giustificazione di questa. Ciao Roberto. Ciao Matteo, scusate, ma siamo intervenuti facendo delle prove per che abbiamo un paio di auricolari in meno. Quindi c'è con me Salvatore Antonacci. Fatti vedere Salvatore. Eccoci qua. Salve a tutti. Sì, ciao. Ciao Matteo. Non so se avete, se avete seguito, ci siamo infilati un po' nel discorso dell'ordine dei giornalisti qua. Dalla prima parte del pezzo che ho letto, infatti, non so se avete seguito, si parlava dell'ordine dei giornalisti e delle prime battaglie radicali su questo tema. Certo. Le battaglie del 63, eccetera. Che poi dopo il 97 mi sembra non siano più state portate avanti, ma sarebbe, a mio avviso, ma credo un po' di tutti, un tema da ritirare fuori. Beh, TV Radicale in un certo senso va nella stessa direzione, perché non abbiamo direttore responsabile. Ecco, infatti, volevo arrivare proprio a questo punto. Purtroppo Salvatore non sente nulla, perché siamo sprovvisti di auricolare, abbiamo solamente le cuffie, quindi Okay. Dovremmo stare così, però insomma è un po' imbarazzante. No. Va bene, no, allora... eravamo arrivati al punto che non vale neanche più la motivazione della crisi dell'editoria per quanto riguarda i giornalisti, gli aspiranti giornalisti sottopagati che ormai vanno avanti come cioè magari fanno i 2 anni di tirocinio, chiamiamolo così, per diventare poi pubblicisti e non avere magari neanche futuro. Poi non ci possiamo chiedere perché la situazione magari dell'informazione in Italia per quanto riguarda almeno i giornali è in questo stato. Naturalmente le motivazioni le ritroviamo anche in queste piccole cose che poi piccole non sono. E quindi quella che ripropongo, ma che il Partito Radicale ormai propone dagli anni 60, è proprio questa liberalizzazione della professione. E non so se dalla chat non vedo domande, non so se tu Roberto hai qualcosa da aggiungere. Beh, guarda, sinceramente ho seguito poco, ti dico la verità, però quindi anche perché ero preso dalla risoluzione di questo problema tecnico che stiamo avendo e non si capisce perché questo microfono che dovrebbe funzionare non funziona e quindi abbiamo questi strani effetti. Quindi tutto questo vale sicuramente per perfezionarsi per le prossime volte. Matteo, io direi concludi in 3 minuti, perché poi altrimenti accumuliamo tanto ritardo, perché così la tua mezz'ora tra 3 minuti si conclude. Sì, io niente, concludo ricordando del gruppo creato sul sito anobi.com, dove magari insieme al forum qui di TV Radicale possiamo certo. Magari... continuare questa discussione anche per chi magari la vede in replica durante la settimana e sempre per chi la vede in replica magari cioè, darei anche il mio indirizzo mail per magari consigliarmi anche delle letture da proporre in questa rubrica nelle prossime settimane. Il mio indirizzo mail è matteomainardi.tvradicale@gmail.com. L'ho creato apposta per questa rubrica, quindi potete mandarmi tutto qui. Per le prossime rubriche poi propongo anche, magari lo creerò domani, un sondaggio con delle letture da portare nelle prossime settimane in modo da portare un po' di democrazia anche qui e far scegliere direttamente agli ascoltatori quello che preferiscono. Matteo, veramente grandioso. Io ti devo leggere però una domanda che arriva dalla chat da parte di Claudio Scaldaferri che chiede:
Credi che sia giusto condurre la singola battaglia o più opportuno presentarla e proporla all'interno delle riforme dell'università, valore legale del titolo di studio, della ricerca e del superamento di tutti gli altri ordini professionali insieme al completamento delle liberalizzazioni? Domanda un po' complessa. No, sì, effettivamente hai ragione. Come dicevo prima, anzi no, forse ho saltato questo punto. C'è anche questo problema effettivamente, perché le scuole di giornalismo come i master post universitari eccetera non garantiscono assolutamente l'inserimento in qualche redazione, a meno che l'aspirante giornalista non abbia qualche santo in paradiso, ma qui non ne faccio un caso italiano, perché non mi piace pensare alla tipicità italiana per tutte le cose che vanno male, però effettivamente c'è questo problema dell'università. Naturalmente sono tutte battaglie che secondo me dovrebbero essere condotte singolarmente, ma non, come posso dire, non tralasciarne nessuna singolarmente, perché effettivamente anche per noi sarebbe, credo, impossibile, per noi radicali, essendo poi un movimento anche, diciamo, abbastanza contenuto, molto attivo, ma abbastanza contenuto, sarebbe un po' impossibile entrare a piede proprio, cioè entrare direttamente a gamba tesa su tutte queste tematiche. Però effettivamente hai ragione, bisognerebbe inserire la proposta anche all'interno delle riforme universitarie. Ordine condizionato, sì. Per i giornalisti questi deve stare peggio di sé. Sì, peggio della censura, c'è solo l'autocensura. Questa hai ragione. Sì. Ma tu scusa se ci siamo distratti, ma forse abbiamo risolto il problema. Forse abbiamo risolto il problema. Ciao ragazzi, un crocchio qui. Comunque Matteo, se mi senti? Sì. Mi senti Matteo? Sì, un secondo, volevo dare volevo un consiglio alla veramente, scusa un attimo, mi metto le cuffie così riesco anch'io a sentire te. Sì, Roberto, dicevo, eccomi qua la Martino 82 chiede ciao ragazzi, come faccio a condividere su Facebook? Sotto detto, nella sento, parte perfetto, destra tutto, del video c'è video. Share e poi condividere direttamente da lì la web TV. Ok, Matteo, mi senti? Roberto. Sì. Perfetto. Allora, noi abbiamo risolto intanto questi problemi. Allora, io ti ringrazio veramente tanto, perché la tua rubrica è una rubrica importante di approfondimento ed è fondamentale che lo faccia un ragazzo giovane come te, di 23 anni, che si è appena avvicinato all'area radicale. Quindi ti faccio veramente complimenti. Grazie. Secondo ti me faccio risalutare anche dalla scimmia. Assolutamente. Se la vedete. Ecco che si è visto la sorpresa che ci ha fatto. È uscita alla fine, è uscita da lui la scimmia. Lei ha liberato la scimmia che è in lui e quindi ci ha parlato di queste bellissime cose. Avrò modo anche per quanto riguarda la tua rubrica, come per la rubrica di Marco, di riascoltarti. Ricordiamo che tutto ciò che stiamo trasmettendo è stato registrato e poi sarà reso disponibile sul sito tvradicale.it in modalità on demand. Quindi ciò detto, salutiamo veramente Matteo Mainardi, ricordiamo presidente dell'associazione Radicali Marche. Stavi dicendo qualcosa, Matteo? No, vi salutavo. Okay, ringrazio. Matteo, ciao, alla ciao. Ciao, ciao Matteo. Torniamo in studio e vedete subito qui accanto a me. Intanto salutiamo chi in chat ci sta salutando. Nuova Messapia, ciao amici video radicali. L'associazione benemerita di... Credo che sia Alfredo. Sì. E poi la Martina 82, ciao ragazzi, come faccio a condividervi su Facebook? Molto semplice, sotto la mia faccia, vediamo se riesco a inquadrarlo. Ma qui, sotto, eh? Proprio qui, dove sto puntando col dito, un po' più giù. C'è una F di Facebook, basta cliccare lì, poi loggarsi col proprio account e dopodiché si potrà condividere la web TV sul proprio profilo di Facebook. Ci ho detto, veramente il tempo è tiranno, sono le 14.45, guardiamo un attimo il palinsesto. Alle 15 abbiamo un collegamento con Milano che faremo slittare. Io ti devo salutare, ce la fai in 25 minuti? Perché così adesso parlerò io con Francesco, sì, e vedremo di recuperare, sì, questi 10 minuti. Tranquillo. Ecco, quindi lascio subito la parola a Salvatore Antonacci, che farà la rassegna stampa internazionale. Prego Salvatore, sì, intanto ti